Ciao a tutti! Come più volte annunciato, finalmente oggi vi faccio il video sulla mia hair care routine. Ve lo faccio oggi e mi vedete con i capelli più corti. Infatti ho deciso di tagliarli, ne ho tolti una bella spanna, direi quasi 20 cm, serviva. Innanzitutto perché mi ero stufata, perché mi vedevo queste bande lunghe sui lati e un po' mi ero stufata, e poi perché ho fatto il conto che era da ottobre del 2014 che non li spuntavo nemmeno. Va bene, capello lungo, ma insomma c'è un limite a tutto. Ho deciso di tagliarli i pari, avevo voglia di questo taglio, li ho sempre avuti scalati, tanto poi per scalare eventualmente siamo sempre in tempo. Cominciamo subito. Cominciamo dal tipo di capelli che io ho. Chi mi segue da tanto ormai lo sa. Io ho dei capelli, direi, ondulati, molto tendenti al crespo. Diciamo che i miei capelli creano l'onda sulla lunghezza, ma è un'onda non definita, appunto, ma crespa. Sono capelli tendenzialmente da secchi a molto secchi ad aridi, fin dalla radice. Io non ho la cute grassa, i capelli molto difficilmente mi si ingrassano, devono passare molti giorni tra un lavaggio e l'altro perché mi si ungano, diciamo. Quindi sono secchi dalla radice, la mia cute è normale, non ho cute sensibile, non ho mai avuto problemi di questo genere, non ho mai avuto forfora né cute che si desquama, diciamo. Poi che dire, sono capelli, sono tanti nella norma, grossi nella norma, sono molto porosi, quindi subiscono molto il clima, quindi trattengono molto l'umidità se c'è umidità nell'aria, raccolgono molto gli odori e l'inquinamento, diciamo, in giro, appunto. Quindi tendenzialmente io li lavo perché si sporcano dall'aria inquinata che c'è fuori, ecco, ma non li ho praticamente mai unti quando li lavo. Per il resto sì, beh, sono capelli tinti, quindi sono capelli trattati, non sono decolorati. Sia che io faccia la tinta in casa sia che la faccia dalla parrucchiera, la faccio senza ammoniaca. Non è una scelta di gusto, ma è una scelta obbligata perché ho i capelli bianchi. Praticamente tutta la parte qui iniziale dei miei capelli è bianca, dietro molto meno, però qui praticamente non ho più pigmento, quindi insomma sono costretta a fare la tinta. Cominciamo quindi da quello che faccio sotto la doccia, dal lavaggio. Io infatti non faccio mai alcun impacco pre-lavaggio. Ci ho provato con vari tipologie di prodotto, ma mi sono resa conto che è una cosa che non fa assolutamente per me. Quindi cominciamo dal lavaggio. Io innanzitutto lavo i capelli un paio di volte alla settimana, a volte tre, a seconda delle esigenze, ma diciamo mediamente un paio di volte alla settimana. Parto subito con i miei prodotti d'eccellenza, quelli che sto utilizzando in questo periodo e che penso utilizzerò per sempre, perché veramente sono fantastici. Allora, è questa combo, la combo del Physio Shampoo Eco Biologico di Omia Laboratoire, capelli luminosi, olio di macadamia, olio d'agricoltura biologica certificata, è un prodotto certificato ICEA, Eco Bio Cosmesi, 0% siliconi, parabeni, slash e PEG e sale aggiunto. E questo è lo shampoo e la maschera, che è quella in combo appunto allo shampoo. Allora, di questi due prodotti potreste parlarmi molto più voi di quanto vi possa parlare io, perché non so in quante di voi me li avete consigliati. Finalmente mi sono decisa ad acquistarli e ho fatto benissimo perché li adoro. Lo shampoo mi piace molto, fa una leggera schiuma, sicuramente molto meno rispetto agli shampoo non bio, però comunque una leggera schiuma la fa. La maschera è fenomenale. Lo shampoo di per sé, sui miei capelli abbastanza secchi, sinceramente non li lascia molto morbidi. Mi rendo conto che li lava molto bene, ma non li lascia morbidi al tatto, li sento piuttosto intricati. Ma una volta che metto la maschera, i miei capelli diventano praticamente pura poesia.
Questa maschera è favolosa. Tra l'altro è davvero molto nutriente, ma lascia i capelli morbidi, setosi e molto molto leggeri. Io quando uso questa combo di prodotti mi accorgo immediatamente della differenza. I miei capelli, molto più che tutte le altre parti del mio corpo, si accorgono subito di quando il nutrimento è vero. Io mi sono fatta l'idea che essendo capelli aridi sono affamati di nutrimento, quindi quando sentono un nutrimento reale, quindi da un prodotto bio, i miei capelli rispondono subito bene e non l'hanno fatto solo con questa marca, che comunque è la mia preferita. Anche quando ho provato i prodotti Natural Lab, mi sembra si chiamino, o Lovea, hanno avuto la stessa reazione e non hanno alcun bisogno di abituarsi al bio. Ho sentito spesso nei video, ho letto nelle review, che il capello ha bisogno di quel mesetto per adattarsi dall'utilizzo dei prodotti siliconici non bio al bio, per appunto essere belli sia da toccare che da vedere. I miei capelli rispondono subito positivamente. Io adoro questa combo, mi piace più la maschera dello shampoo, ma mi rendo conto che insieme funzionano benissimo. La maschera la tengo in posa il tempo che mi serve per fare scrub, barra depilarmi, lavarmi, eccetera, eccetera, quindi non sono non 10 minuti, diciamo dai 2 ai 5 minuti. Quando la sciacquo, a parte che si sciacqua in maniera velocissima, e i capelli sono veramente leggeri, setosi, districati, nutriti. Sembra un prodotto con i siliconi e non lo è. Peraltro, questa maschera e anche lo shampoo hanno un profumo che è divino. A me piace tantissimo, la consistenza è questa, che è quella che non so se la vedete col bianco, che deve avere una maschera, quindi aiuto a scorgerla. Né troppo liquida né troppo densa, mi piace da impazzire veramente. Allora, i miei capelli, come vi dicevo, assorbono tutto e tendono anche molto ad abituarsi al tipo di prodotti che io utilizzo per il lavaggio. Quindi comunque vado ad alternare i prodotti. La prima cosa, i primi prodotti che utilizzo diversi da questi sono quelli che uso nei lavaggi successivi alla tinta, sia che io faccia la tinta da sola, sia che la faccio dalla parrucchiera. Per i 2 o 3 lavaggi successivi utilizzo dei prodotti che proteggano il colore. In questo caso andiamo su prodotti che di bio non hanno assolutamente nulla e sono questa combo di Elvive. Questi sono di L'Oréal Elvive, appunto, la linea Color Vive, shampoo protettivo, 80% del colore preservato dopo 28 shampoo, elisir fissatore di colore, più filtri UVA e UVB, più concentrato nutritivo. Ecco, sul concentrato nutritivo no, direi di no, però effettivamente io mi rendo conto che come linea da supermercato questa è un'ottima linea per preservare il colore. Nel senso che, appunto, non facendo tinte troppo aggressive, mi rendo conto che la tinta si sbiadisce, meno velocemente utilizzando questi prodotti per i 2, 3, 4 lavaggi successivi alla tinta. Non mi dispiacciono affatto, ovviamente questi non sono bio, però la loro funzione di protezione del colore va assolutamente benissimo. Un'altra linea veramente ottima per preservare il colore e forse anche migliore come ingrediente, anche se non è bio, è quella di Bottega Verde della Noce Brasiliana e Macadamia, di cui io l'olio protettivo, ma ve ne parlerò dopo. Questa linea shampoo e balsamo è eccezionale per proteggere il colore. Ora sto usando gli Elvive, ma ho usato anche quella e mi piace molto. Altri shampoo che ho aperti nella doccia e che vado ogni tanto ad utilizzare, diciamo che ogni 3 shampoo fatti così vado a usare una volta, diciamo, questa linea di prodotti. Questi sono della marca Kallos Cosmetics. Me li avete visti un paio di mesi fa in un video haul. Io questi li ho acquistati sul sito ilprofumino.it. È una marca di prodotti professionali per capelli di un paese dell'est che adesso non ricordo se Polonia o Romania, non mi ricordo.
Comunque, ecco, li trovate su questo sito, ma c'è anche il sito di Callos proprio, e hanno prezzi piuttosto bassi. Adesso non ricordo assolutamente quanto ho pagato questo shampoo, ma parliamo di 1 litro di prodotto e devo averlo pagato intorno ai 3-4 euro. Questo è Vanilla Shine Shampoo for Dry and Dull Hair, quindi uno shampoo per capelli secchi e danneggiati alla vaniglia. Allora, la cosa più bella di questo shampoo è il profumo. Il profumo è veramente, veramente buono. Però è uno shampoo, secondo me, senza infamia e senza lode. Lava come deve lavare uno shampoo, lascia i capelli abbastanza morbidi, insomma, non ho altro da dirvi, se non che è un pochino troppo liquido per i miei gusti. Quindi serve un po' tanto prodotto per andare a lavare tutta la testa. Quindi, nonostante questo sia 1 litro di prodotto, credo che lo finirò prima di quanto avrei pensato. Vabbè, che lo usa anche mio marito perché a lui piace molto la profumazione, quindi probabilmente finirà abbastanza presto. Sono già a metà in realtà. Ecco, di per sé non è una linea che mi abbia particolarmente colpito. Io avevo acquistato in combo la sua maschera, che assolutamente è assimilabile a un balsamo, non è assolutamente nutriente a mio avviso, è abbastanza districante, ma non più di tanto. Come vedete, ce l'ho ancora quasi pieno, credo di averla utilizzata un paio di volte. Però ecco, non la trovo abbastanza districante per il mio tipo di capello, né tantomeno nutriente. Molto meglio, io avevo acquistato anche questa al cioccolato, anche questa per capelli secchi e danneggiati. Questa ha un profumo divino, davvero, molto molto buono. Sa proprio di cioccolato fondente da mangiare. E questa la trovo decisamente più districante. Questa direi la assimilerei a un buon balsamo districante. Quindi ecco, ogni tanto avendoli questi prodotti l'intervallo con l'Omia, anche se vi dirò che una volta che li avrò terminati non li riacquisterò. Se mi seguite, sapete che tra i prodotti da supermercato i miei preferiti sono gli ultradolce. Io con gli ultradolce mi sono sempre trovata benissimo. E in questo momento, aperti nella doccia, ho questa linea che penso che sia una delle ultime uscite. Questo è lo shampoo nutriente Oliva Mitica per capelli inariditi e sensibilizzati. Questi sono i soliti ultradolce, estratti naturali senza parabeni, inci accettabile. Io con questi non mi sono mai trovata male. Ho quelli che preferisco e quelli che mi piacciono meno, ma io con gli ultradolce, Madonna, me lo sono spruzzato in faccia. Mi sono sempre trovata bene e questa linea mi piace, ha un buonissimo profumo e lascia i capelli veramente morbidi. Di questi ho shampoo, balsamo e anche la maschera perché io tendo a comprare sempre tutta la linea. Vi dirò che tra balsamo e maschera io non riscontro una differenza pazzesca. Diciamo che da quando sono abituata a nutrire davvero il capello con questa, sinceramente non vedo in questa tipologia di maschere un vero nutrimento. Vero è che il capello resta veramente molto molto morbido e molto districato. Quindi comunque diciamo che tra i prodotti da supermercato eventualmente ricomprerò sempre in natura dolce. Poi, ultimo prodotto che ho sotto la doccia per il lavaggio, questo è un prodotto molto particolare e che se trovate vi consiglio caldamente, è questo prodotto di Macadamia Natural Oil che si chiama Flawless. Anche di questo vi avevo già parlato e comunque qui su YouTube ci sono tanti video che ne hanno parlato. Questa è una marca americana, se non erro di Los Angeles, e questa bomboletta contiene un prodotto sensazionale, secondo me. È un tutto in uno. Con questo prodotto voi vi lavate i capelli, li condizionate, quindi fa da shampoo, da balsamo e da maschera. Il prodotto esce sotto forma di mousse, quindi voi date uno o due pump a seconda della lunghezza del capello e vi lavate i capelli come fareste tradizionalmente. Questo non fa schiuma, quindi
Dovete all'inizio un po' abituarvi, almeno io ho fatto un po' fatica le prime 2 volte che l'ho utilizzato a capire che stavo effettivamente lavando i capelli. Ora io vi dico che con 2 pump, quando li avevo lunghi, da corti non ho ancora provato, io riesco a lavare e a trattare perfettamente i miei capelli. Dopo il lavaggio con questo prodotto io davvero non ho bisogno di altro. È un prodotto fantastico per quando si ha fretta, a me infatti capita di usarlo quando non ho tempo appunto di fare tutti i trattamenti che faccio di solito e per viaggiare. Ha un costo non indifferente, credo di averlo pagato tra i 25 e i 27 euro. Lo trovate o dai parrucchieri che tengono questa linea o nei negozi specializzati appunto per parrucchieri. Io vi lascio qui sotto il negozio dove trovo questa linea per chi di voi è di Brescia o della zona e vuole andare a provare questi prodotti. A me piacciono tantissimo, veramente tantissimo. Per quanto riguarda il lavaggio, ho terminato. Dopo che li ho lavati, cosa succede? Esco dalla doccia, mi metto il mio turbante in testa, faccio magari una maschera al viso, insomma, lascio passare un 10 minuti circa in modo che il grosso dell'acqua sia rimasto sull'asciugamano e poi inizio con i prodotti, di trattamento e di styling che utilizzo appunto dopo aver lavato i capelli. La prima cosa che faccio, barra che facevo, è mettere sulle punte un po' di questo prodotto all'olio di Argan. Questa è la marca Dixon, si chiama Preziosi d'Argan, olio cosmetico per capelli con oli di argan e macadamia. Questo appunto quando avevo i capelli lunghi e non li avevo appena tagliati, quindi avevo le punte vecchie, diciamo. Mi andava a dare l'effetto di chiusura delle doppie punte, mi lucidava e mi ammorbidiva appunto le punte. Io da quando ho tagliato i capelli li ho lavati 2 volte e sinceramente questo non l'ho ancora utilizzato perché appunto sono appena tagliati, però io mi ci trovo veramente benissimo. È un ottimo prodotto e questo l'ho comprato al supermercato. Ma penso sinceramente che qualsiasi olio all'argan o alla noce di macadamia appunto possa andare bene per questo utilizzo. Lo mettevo proprio sulla fine del capello, diciamo così. Questo sempre. Tutto quello che metto successivamente dipende da come decido di asciugare i capelli. Partiamo dall'asciugatura riccia, diciamo naturale o con ferro riccia capelli. Partiamo quindi da un prodotto che è termoprotettivo. Per il compleanno mi è stato regalato un kit di prodotti di macadamia, stessa linea del Flawless che vi ho mostrato prima. Questo si chiama Blow Dry Lotion, eccola qui, ed è una lozione appunto termoprotettiva. Tutti i prodotti di questa azienda sono a base del loro famoso olio, che è il prodotto, diciamo, best seller dell'azienda per cui loro sono famosi. E che cosa fa, questo prodotto? È innanzitutto adatto per qualsiasi tipo di capello e dà corpo al capello, lo rende meno crespo e ha un effetto antistatico e appunto protegge sia il colore che il capello dal calore del phon o delle piastre. Sui miei capelli do 2 pusciate di questo prodotto, le scaldo nelle mani, poi comincio a metterlo, diciamo, dall'orecchio in giù e poi con le mani sporche, quando ho finito di metterlo su tutte le lunghezze, lo metto anche sulle radici, considerate appunto che io non ho i capelli grassi e non mi si appesantiscono. Fatto questo, quando appunto decido di fare i capelli al naturale, passo all'asciugatura e l'asciugatura la faccio con un semplicissimo phon che ho da una vita e mezzo, è questo che non è di nessuna marca, se potete vedere se c'è scritto Buizza Brescia, è il nome del negozio in cui l'ho acquistato che produce anche dei phon, è un phon praticamente professionale riprodotto da questo, aiuto, da questo negozio. Vado ad asciugare un po' a testa in giù, un po' a testa in su, niente di che. Quando ho tolto il grosso dell'umidità, vado a mettere una mousse volumizzante.
Sempre che facente parte del kit che mi è stato regalato al compleanno, c'è anche appunto la mousse di Macadamia Professional, Foaming Volumizer, sempre per tutti i tipi di capelli, anche qui da corpo, da volume e districa, dice. Allora, questa è sicuramente un'ottima spuma volumizzante perché lascia i capelli molto morbidi, molto sani, non li rende legnosi, non li appiccica e non li sporca. Però rispetto alla mousse che se mi conoscete sapete io amo, cioè quella di Tony and Guy, questa secondo me dà un po' meno volume o perlomeno il volume dura di meno nei giorni successivi al lavaggio. Però è sicuramente un buon prodotto. Certo che non facesse parte del kit, io non lo comprerei, quindi non lo ricomprerò. Ricomprerò il mio Tony and Guy, anche perché sicuramente costerà molto meno e fa più al caso mio. Messa questa spuma partendo dalle radici e poi sollevate un po' le lunghezze, quindi lavorate così le lunghezze, torno a fonarmi i capelli un po' alla meglio, li faccio aprire dove si aprono perché io tra l'altro sono piena di rose, quindi è inutile che io cerchi di combatterle, partita persa da anni. Proseguo con l'asciugatura, do un po' di forma con la spazzola tonda, quindi diciamo che do un po' di forma in questo senso con la spazzola tonda, ma niente di che. Se decido di non fare nulla, li lascio così e come sono, sono. Altrimenti passo all'arricciatura del capello, mi sta cadendo tutto, che faccio con un semplicissimo ferro arricciacapelli. Questo è un niente di che, è una bellissima di Imetec. Vi ho fatto un video dove vi spiegavo come faccio i capelli con i boccoli, diciamo, sono quelli classici così. Io sinceramente, anche se non è super professionale, mi ci trovo benissimo. C'è da dire che i miei capelli tengono benissimo la piega mossa, cioè viene bene e dura a lungo. Tengono molto meno la piega liscia, che è uno dei motivi per cui li faccio molto meno lisci. Poi, ultimo step, mi metto sulle mani, spruzzo sulle mani un po' di questo olio di Bottega Verde, olio protettivo noce brasiliana e macadamia, colore brillante, che appunto lucida tantissimo i capelli, vi giuro che vi lascia i capelli super super lucidi, vedete tutti i riflessi sia alla luce naturale che alla luce artificiale. È un prodotto fantastico che tra l'altro ha un profumo buonissimo, non mi unge per niente i capelli e io continuerò a ricomprarlo perché tra l'altro li ammorbidisce, è ottimo, veramente ottimo. Se decido di fare i capelli lisci, invece, dopo aver messo sulle punte il mio olietto di Argan, anche qui passo un termoprotettore. Potrei tranquillamente usare questo prodotto e l'ho utilizzato tante volte perché è vero che il kit che mi hanno regalato è un kit, diciamo, per il volume e il capello riccio, ma questo funziona benissimo comunque anche se fate il capello liscio. Ho avuto modo di provare un campioncino di questo prodotto di Diego Dalla Palma che si chiama Liscio Spaghetto Crema Lisciante e mi sono assolutamente innamorata. Questa appunto è una crema lisciante, promette lisci perfetti, brillanti, protetti da phon, piastra e umidità. È arricchita con agenti attivi termoprotettori. Crea una microguaina filmogena che avvolge e protegge la fibra capillare dal calore per un effetto ultraliscio, luminoso, artistico e a lunga durata. Allora, contiene agenti termoprotettori, agenti termoristrutturanti, olio di argan e olio di passiflora. Non contiene coloranti, parabeni, triclosan e ftalati. È ottima! Mi aiuta tantissimo a creare la piega liscia, ma soprattutto quello che ho notato non è tanto l'effetto al momento dell'asciugatura, ma il fatto che mi fa durare il liscio nei giorni, che è un po' il mio problema. Cioè, magari io riesco a raggiungere il liscio come mi piace appena fatti, ma il giorno dopo mi sveglio e lisci non lo sono più. Con questo invece vedo che il liscio mi dura bene e mi piace tantissimo questo prodotto.
Messo questo, appunto, faccio la prima fase dell'asciugatura, come vi ho detto prima, col phon a testa in giù, spazzola per dare un po' di forma e poi passo alla piastra. La piastra che vi mostro ora è nuova. Questo è un regalo di Natale che però non mi è arrivato il 25, ma ho acquistato insieme a mio marito i primi di dicembre o la fine di novembre perché c'era questo negozio di prodotti per parrucchieri che ce l'aveva in offerta e quindi abbiamo deciso di non farci scappare l'offerta. Questa è una Gama Professional, non è una GHD, ma è una marca professionale acquistata dai parrucchieri, sono quelle col cavo di 3 metri lunghissimo, appunto. E funziona divinamente. Ha un costo che si aggira intorno ai 100-110 euro e noi l'abbiamo trovata in offerta appunto a 20, a 75 euro. Ha il filo che gira, ha il display con la possibilità di memorizzare la temperatura, la piastra è in ceramica e tormalina, lascia i capelli lisci ma anche molto molto lucidi. Questa è la scatola, se la volete cercare per avere un colpo d'occhio, mi ci trovo benissimo. Con una passata è assolutamente sufficiente a rendere il capello liscio come lo voglio io e soprattutto mi dura nel tempo, è molto facile da utilizzare. Al termine, anche qui rimetto il mio oletto di Bottega Verde che mi piace da impazzire. Per quanto riguarda le spazzole, io uso la Tangle Teaser a capelli bagnati una volta sciolti dal turbante, una volta messo l'olio di argan e il prodotto termoprotettore che decido di usare, li spazzolo con questa che è la Tangle Teaser in versione da viaggio che a me piace tantissimo, mi districa bene i capelli e non me li spezza. Tra un lavaggio e l'altro, quando li ho lisci, uso la Tangle Teaser, quando li ho mossi barra ricci, uso il pettine in legno, sollevo solo le radici, non vado a pettinarli completamente, gli ridò un po' di volume e mi trovo benissimo. A volte non li pettino neanche e uso semplicemente le dita. Tra un lavaggio e l'altro non faccio assolutamente nulla, non metto più alcun prodotto sui capelli né quotidianamente né saltuariamente perché mi sono resa conto che i miei capelli o non fa nulla o non fa bene, quindi o mi si sporcano o io non trovo giovamento ad utilizzare prodotti tra un lavaggio e l'altro, quindi semplicemente li pettino e basta. Ok, credo di aver terminato, penso di avervi detto tutto su quello che riguarda la mia haircare routine. Come sempre, fatemi tutte le domande del caso qui sotto. E siccome questo credo sia l'ultimo video che pubblicherò nel 2015, vi faccio tantissimi auguri di buon anno, passate un bellissimo ultimo dell'anno, ci vediamo nel 2016 se vi va, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!